Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay It. A oggi siamo su Startup Panic, un gioco uscito su Epic Store Games. E diciamo che per quanto dalla grafica ecco sembra un gioco mobile è presente anche su mobile allora su Epic Games lo trovate a 11,99 euro mentre su mobile da quello che ho visto a 5,99 non andiamo a vedere perché la cosa che mi ha stupito di questo titolo è l'estrema profondità eh, probabilmente avrete già cercato video di questo gioco e mh, altrettanto probabilmente avrete notato che eh, l'ambientazione ora qui è diversa da quella che avete visto in altri video perché all'inizio eh, allora inizia vi do un pochino l'incipit del gioco. Vi licenziate da un'azienda un di sviluppo software dove venite sfruttati, vi licenziate e iniziate a programmare dalla vostra cameretta. La cosa interessante è che dopo qualche minuto di gioco ricevete una chiamata di un tizio che vi decide di, di assumere un vostro vecchio amico, ma eh, se accettate il gioco finisce e quindi <ride> dovete ricaricare la partita e rifiutare l'offerta. Andando avanti, seguendo un pochino il tutorial che comunque sembra non finire mai perché mi stanno ancora eh, diciamo insegnando le varie features che comunque non ho sbloccato ancora del tutto, quindi eh, il gioco per questo vi dico sembra piuttosto profondo. Eh, avete la possibilità andando avanti di eh, ottenere pagando un ufficio. Quindi avete questo ufficio, vedete che avete quattro postazioni più una quinta per voi. Che cos'è una startup? Una startup è un'azienda, diciamo, un progetto che nasce e si sviluppa, insomma, da zero, insomma, come i giochi indie, no? E la cosa interessante è che potete andare a sviluppare voi insieme al vostro team le varie features che sono queste. Non ho ancora, vi dico, capito esattamente come funziona tutta la meccanica di gioco, però guardate, io ho sviluppato la landing page che è la pagina principale la registrazione il, le pubblicità testuali la pagina profilo eh, la possibilità di aggiungere un amico i commenti, poi di qua a lato abbiamo il tema della pagina profilo abbiamo lo shop per acquistare altri, altri profili andando avanti arriviamo fino alla possibilità di uploadare immagini che poi va sull'invio di immagini, al mandare un video al caricare un video alle mobile app le notifiche in push le public api, un set di, di routine per lo sviluppo software, andando avanti poi si va sul verde che diventa un creare uno Status, quindi qua si va verso un hashtag, un trending topic. Quindi sulla parte social andiamo a vedere invece sulla parte rossa, creare un gruppo di chat, qua broadcast message fino agli amici virtuali, fino agli sticker in realtà aumentata, la video call. Il blu invece diventa un game marketplace. Quindi sulla parte videogiochi, review di game, le demo, il cloud save. Il, il curatore insomma quasi un streamer platform cioè possiamo sviluppare diverse cose in alto vediamo gli utenti che ci seguono i soldi che abbiamo, la data il viola invece è l'edit video eh, la playlist, il video reaction insomma ci sono varie cose è un qualcosa di non meglio eh, pre precisato ogni cosa che noi andiamo a ricercare ha un punteggio di come l'abbiamo sviluppata e in questo caso vedete che abbiamo fatto tutto molto bene, eccetto forse in commenti. Perché? Perché praticamente eh, abbiamo modo quando avremo un team più eh, formato poter revisionare e quindi farla meglio. Perché? Perché ogni cosa che faremo terrà conto dei nostri parametri. Io ora vi faccio vedere la lista degli impiegati, questo sono io. Eh, e noi abbiamo dei punti tecnologia, usabilità, estetica e marketing. Eh, e quindi possiamo andare a decidere di allenarci spendendo del denaro per poter aumentare le nostre specifiche. Allora adesso a livello di tecnologia siamo un pochino bassi. Quindi io vado e mi addestro eh, leggendo l'arte del codice copia e incolla spendendo 2000 dollari. Io lo faccio, mi prenderà 10 giorni. Adesso accelero il tempo e vedete che io me ne vado. Un'altra cosa interessante è se i progetti della, della nostra azienda vanno male: nel senso che i lavori. Uh, Mi è uscito un qualcosa che però non ho letto, sembrava quasi un hacking. Comunque abbiamo terminato, abbiamo aumentato la nostra caratteristica a 5 di. Um, tecnologia quindi in questo caso abbiamo aumentato 5 ok eh, dicevo se i lavori vanno male il nostro morale che è questo scende e in quel caso ci prendiamo una vacanza quindi andiamo vedete che il mio morale è 80 se volessimo aumentarlo di 10 7 giorni di vacanza vado dal barbiere ci sto 7 giorni vabbè o per 4 giorni e per 7 giorni spendendo 400 vado a pescare, ed è quello che faccio in questo momento, così almeno mi rilasso e mi riporto la motivazione a 100. Ora il tutorial vuole che io assuma un'altra persona. Anche qua molto interessante perché all'inizio possiamo andare ad assumere un amico, un reclutamento online su una rivista o un talent hunter che ci costa comunque di più ed è bloccato e poi abbiamo le aziende competitor adesso abbiamo pescato abbiamo riportato la nostra la nostra motivazione a 100 infatti torniamo qua poi la cosa interessante è che se notate sulla pagina di Epic Store, Games Store eh, avete altre ambientazioni ancora molto più grosse, molto più articolate. Soprattutto la possibilità di acquistare dei, tanti, tanti, tanti mobili: è per questo che il gioco è molto. Vedete, Upgrade Office, qua possiamo andare ad aggiornare l'ufficio. In questo caso si passa a questo, che diventa già comunque più, più grosso. Non ho ancora sbloccato tante cose, tipo la mobilia. L'azienda invece sale di livello e potete andare a sviluppare dei tratti, dei tratti che vi danno, in questo caso vedete che io ho sbloccato questo che mi chiedeva, mi dava ehm, meno 5% di ehm, eh, diciamo affitto dell'ufficio insieme agli altri che ho quindi il costo di ricerca e il costo di sviluppo mh, diminuito insomma. Adesso eh, vi faccio vedere vabbè, a parte vi faccio vedere le features che possiamo andare a ricercare, eh, possiamo andare a fare una ricerca quindi a fare un'analisi competitiva del mercato, eh, ricerca, eh, con Grazia Indy, lo mandiamo a fare anche questa ricerca qui. E poi possiamo accettare dei lavori che ci danno delle aziende, si guadagna bene nel caso in cui comunque eh, riusciamo a portare a termine. Eh, ed è e sarà la ricerca una somma di quanto ha reso intanto vedete che lui cazzeggia ma in realtà sta facendo l'analisi competitiva ehm, di quello che eh, sarà una media di, delle nostre estetica tecnologia e, e così via e la media darà il risultato e il lavoro richiede un certo numero un certo risultato um, un controverso politico uh, è, è stato visto usare il tuo prodotto potrebbe essere molto uh, buono o molto male uh, allora la cosa che io non capisco di questo gioco è che non si capisce che cosa stiamo producendo quindi io non si parla, non so se si parla di, di telefono piuttosto che di e di un qualcosa di virtuale, comunque, io pubblico e vedremo i risultati dopo di questa cosa. Abbiamo 1268 fan. Ora vediamo, abbiamo uh, sbloccato il tool del market share che è questo. Ok, ci hanno dato 2000 dollari per aver completato questa ricerca, quindi siamo nuovamente a 11000. Ok, aver giocato d'azzardo ha uh, aiutato l'azienda. Infatti abbiamo guadagnato circa 200 user in più. Comunque abbiamo un bilancio mensile molto negativo. Comunque dobbiamo andare ad assumere la gente, quindi andiamo e assumiamo un amico. Vediamo. Ok, questo è il tutorial che ci dice uh, i tratti. Uh, alcuni potenziali impiegati hanno dei tratti che possono dare benefici o uh, portare a rovina la tua... Ok, vediamo un po'. Allora, abbiamo che amici abbiamo? Allora, Lucy, vedete, mh, non potremmo fare tutto noi, dovremmo concentrarci. Noi siamo bravi in tecnologia e estetica, magari ci prendiamo qualcuno in usability. O, o comunque lo, lo addestriamo, questo è abbastanza bilanciato. Eran eh Peppa, quanti, quanti amici abbiamo? Beh, io prendo lui. Lui perché ha un usability 5. Mi sembra anche abbastanza bilanciato su estetica e usability. Quindi lo assumiamo si prende 400 dollari al mese ecco un'altra cosa interessante è che questa graffettina qui gli utenti di vecchia data se la ricorderanno all'inizio è molto ironica perché dice guardate io lavoravo prima per una grande azienda ma ora mi ha sostituito con Core e poi non ha completato fa meglio non fare nomi ovviamente il riferimento è a Cortana di Microsoft ed è la eh, graffettina che ci aiutava in Microsoft Word comunque vabbè congratulazioni hai assunto il tuo primo impiegato ora la vita non sarà più così solitaria io non sono solitario io ho te ah, bravo lui eh, è così dolce ma no eh, non hai me <ride> comunque ricordati eh, che tu, le tue spese mensili aumentano fai i eh, lavori contrattuali insomma crea nuove features e vendi le scarpe di tua madre oh aspetta ehm, vabbè le abbiamo già vendute il punto è, fai qual, qualsiasi cosa per tenere il tuo bilancio positivo, una stabile routine, insomma, con, ti porta dei benefici, insomma. Va bene, abbiamo um, sbloccato lo shop. Lo shop che è... dove che è lo shop? Eccolo qua. Congratulazioni, lo shop è sbloccato, ora puoi acquistare staff per il tuo ufficio. Staff nel senso di uh, oggetti, furniture, uh, mobilia. Eh, scegliere la fornitura eh, a ah, sostituire le vecchie le controparti vecchie ok quindi non le mettiamo liberamente vediamo possiamo comprare le lavagne ci dà un più un per cento a tutto io voglio provare a prenderla vedete anche qua ci costa ah ma ci costa la postazione ci costa 500 miraculon omega spero lo traducano in, itali lo traducano in italiano perché Devo pronunciare bene perché c'è chi dice anche che non si capisce un cazzo di quando parlo, quindi insomma, devo fare attenzione. Allora, so, 2000. Totally Reliable. È una citazione di un altro videogioco questo, quello che abbiamo portato con Mirko. Ah, ce l'hanno sostituito. Ci hanno sbloccato anche i prestiti. Ora la banca ci può fare il prestito. Bene, abbiamo sbloccato quasi tutto. Ma, qua, perlomeno. Market share, ok, questo è quello che abbiamo sbloccato prima. Ora vi faccio vedere andando a fare un contratto di lavoro. Eh, vedete che ci raccomandano due impiegati, in questo caso voglio fare questo, sì 16 giorni, dobbiamo creare un moderno e colorato banner grafico per un sito, l'home di un sito, prendo il lavoro vado a selezionare i due impiegati eh, e continuiamo. A questo punto dobbiamo scegliere che cosa fare. Allora, questa io, è una cosa che c'è in tutti i giochi, ma non ho mai capito, cioè non ho mai capito che cosa influenza. Cioè dovrebbe essere il tipo di eh, boh, estetica, usabilità, insomma, uh, no, eh, usability, estetica e questo anche un minimo di tecnologia, magari lo mettiamo qua e sviluppiamo e vediamo che cosa succede questo è il nostro socio che abbiamo assunto che è molto fedele a quello che è la sua immagine vedete adesso si mette a, a lavorare ehm, stiamo lavorando entrambi e vediamo adesso appena arriviamo alla fine vediamo dobbiamo completare tre contratti di lavoro con successo vediamo adesso vedete che ci valutano è andata 10, 10, 4, 6, 5, 7 è andato maluccio perché dovevamo fare un minimo di risultato 7 io posso fare un post mortem review spendendo 1000 dollari vabbè qua il eh, fatto che sia andato male ci porta a perdere 20 più o meno di motivazione però stiamo facendo una post mortem valuation quindi valutiamo che cosa abbiamo fatto male eh, sono così disappointed con questo Ah, ci hanno dato una stella. Un blogger online ha rilasciato una terribile recensione della tua app. Allora abbiamo un'app, insomma, eh, che ti fa chiedere che cosa se l'ha eh, usata. Vuoi eh, rispondere? Sì. Eh, sì, le classiche recensioni dove non, non si dice nulla. Rispondo. Abbiamo perso comunque un botto di, di user. Eh? Comunque. Il gatto c'è sempre. eh Sfortunatamente molte persone considerano non professionale rispondere alla... Ri che abbiamo perso... abbiamo perso 500 iscritti, iscritti utenti in pochissimo tempo. Vabbè, sapremo rialzarsi anche questo. Allora, abbiamo fatto... Eh, abbiamo dato meno importanza all'estetica e alla tecnologia. E io che cacchio ne sapevo, ragazzi. Cioè, vabbè. Comunque andiamo a farci un compito magari eh, più semplice per le nostre capacità, tipo qua che ci chiede 4. Eh, ci raccomandano un impiegato, noi o lui. Io eh, prendo lui che ha comunque abilità più. No, due, dai, ci lavoriamo tutti e due. Eh, Statica HTML non lo so. Eh, usability tecnologia, estetica, non troppo, dobbiamo fargli un usability, ecco direi che così potrebbe anche andare, vediamo, vediamo se riusciamo a portare a casa questo lavoro. Abbiamo, ah, abbiamo avuto un periodo bruttissimo, abbiamo perso altri utenti perché ci hanno massacrato per mesi, infatti qui vedete gio, giorni, anzi perché poi qua siamo al mese 10, ottobre del secondo anno. Eh, la banca invece ci dà la possibilità di prendere in prestito con degli interessi. Eh, dei eh, soldi fino a 1000, no, un milione. Questo sarebbe, non mi interessa prendere un milione di, di cose a breve sapremo che cosa è successo. Ok, è andata discretamente bene. Direi 8.9 ci hanno pagato la cifra intera questo è il rating della compagnia in pratica abbiamo lavorato per una compagnia che non ha molte, eh, ste, molte stelline di... però abbiamo lavorato bene abbiamo ci siamo presi 3.000 dollari e non abbiamo aumentato ovviamente perché è stato il numero di utenti perché eh, perché non era una cosa pubblica insomma eh, noi siamo messi abbastanza male, quindi mi sa che andremo in vacanza a breve, mettiamo usability estetic Proviamola su questa falsa riga qui e vediamo se ancora riusciamo. Vediamo il nostro morale com'è 55. Non siamo proprio messi benissimo, eh, però vabbè, vediamo, vediamo cosa succede. Non sarà il gioco della vita, però mi sembra che piuttosto profondo mi ricorda quelli che sono i giochi della serie Story, quindi Football Story, Grand Prix Story, molto belli mobile, ma io essendo comunque sempre praticamente a casa non gioco mai su mobile, ma apprezzo questa trasposizione. Un grande nome dei cantanti ha annunciato che è un grande fan del tuo prodotto pubblico. No, eh, ci ha eh, abbattuto, non so chi, quale cantante controverso abbia usato la nostra app, però questo mi servirà da lezione. Da lezione. Sembra essere andata bene, 7.8. Richiedevano 6, era anche altina come richiesta, comunque ci hanno pagato 2.600 è andato molto bene. I soldi vanno bene, ci danno altri 3.000 dollari, andiamo a 20.000, abbiamo completato un altro obiettivo. Scrooge McChicken 1. Ah, Scrooge è zio Paperone, insomma. Uh, ai 20.000 senza nessun prestito. Sì. Io sono incazzato nero, quindi devo assolutamente... Vabbè, allora adesso vi faccio vedere come ultima cosa il fatto che io... Perché stiamo perdendo qua? Allora, qua abbiamo una valutazione bassissima della pagina profilo, cioè un, sembra essere... Una cosa um, fatta veramente male, sviluppata male, quindi voglio fare, spendendo quasi 300 dollari, una revisione. Anzi, no, voglio farla, voglio farla bene. Allora, adesso prendi Indy, lo mandi in vacanza. Perché è a 45, deve guadagnare almeno una, una quarantina, quindi spendo 1000 dollari, lo mando al parco dei dinosauri. Poi prendo anche lui, che è un. Così. Eh, e un 67 eh, ti mando a pescare, ok. Dai, andate a pescare, torniamo. Eh, sì, il mio utente, il mio assunto mi ha chiesto di prolungare un pochino la vacanza perché aveva dei problemi. Che non mi ha detto quindi va bene, vai, 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 tranquillo. Ok, è tornato motivatissimo. Adesso, appena torniamo anche noi, ok, siamo motivati entrambi. Adesso ci mettiamo a lavorare perché voglio rifare questa cosa. Perché l'abbiamo sviluppata veramente male la pagina profilo. Quindi facciamo una revisione. Ci mettiamo entrambi a lavoro. Uh, a parte che tecnologia, è tutta bassa come cosa. Quindi proviamo a fare una roba fatta meglio. Vediamo un po'. L'abbiamo sviluppata così. Però io voglio fare tecnologia e così, ok, la rivediamo un pochino perché l'estetica ci sta, però deve essere anche funzionale, ok, via mettiamoci al lavoro e, uh, e poi faremo una post-mortem analisi, così che uh, valuteremo, perché uh, avendo una media comunque di 6, 7, 8 in alcuni casi anche 10, sulle altre features della nostra startup non ha senso tenere una cosa così bassa magari ne beneficeranno gli utenti allora molti blogger hanno postato una brutta recensione del tuo prodotto dicono che l'esperienza è brutta e pensano che, che imparare un linguaggio quantico un computer quantico sia più facile che navigare sul tuo sito paga qualcuno per pagare per creare un contratto articolo no, non fare niente Abbiamo perso quasi tutti gli iscritti che abbiamo, non farò nulla anche questo, alla recensione negativa, ci stiamo abbattendo tutto il pubblico, quindi adesso come ultima cosa riscriveremo la pagina profilo, ci stiamo pensando, ragazzi stiamo lavorando per voi, non scassate la minchia. Um... Da 1500 utenti ne abbiamo solo 500 Ne abbiamo perso una marea Però vediamo Adesso abbiamo fatto un gran lavoro Per la pagina profilo adesso abbiamo un punteggio massimo Su tutto Quindi l'abbiamo sviluppata come Dio comanda Quindi In onore del tuo nuovo feature launcher Potrebbe essere una buona idea Prendere Portare la, la Crivo a cena Cosa mangia? 4 fagiani sto qua Cioè 1000 dollari in due a mangiare Vabbè andiamo Aumentiamo il morale party all time, va bene, ok. Abbiamo aumentato gli iscritti, va bene. Allora, abbiamo, vedete, adesso migliorato la features qui. Dobbiamo migliorare anche i commenti o ricercarne una nuova, il post content. Eh, quindi facciamo questa, dai. Sviluppiamo tutti e due questa nuova features. Eh, gli utenti saranno in grado di postare contenuti testuali che gli altri possono leggere. Quindi tecnologia usability. E usability soprattutto è un minimo anche di estetica, però tecnologia e soprattutto usability. Ok, così facciamola così e vediamo come viene fuori. Così vi faccio vedere anche lo sviluppo di una nuova feature per la nostra app. Si, sì, al momento poi non ha senso potenziare l'ufficio perché fino a che non avremo altri tre assunti eh, non ha senso. Andandolo a potenziare, adesso vi faccio un'idea, avremo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, più anche una sala riunioni, più una cucina, insomma sarà anche più facile tenere la gente motivata. Al momento abbiamo sì 5 posti, 11 ci costa 475 al mese, ora ce ne costerà 950 e ci costerà anche 8000, no non mi interessa, non, non possiamo... Non possiamo permettercelo in questo momento, anche perché avete visto quanto abbiamo perso. Abbiamo la um, vacanza, forse comune qui, e i premi, vabbè. Un popolare youtuber ha eh, chiesto il permesso di recensire il tuo canale, il tuo sito. Va bene. Il popolare youtuber ha coperto il tuo ultimo prodotto in un video review. Glowing, vabbè. Uh, molte persone sono interessate alla tua app. Come, prima, come mai prima? Uh, 748 ora, 1039. Ok, ci stiamo riprendendo. La storia è controversa, ma la nostra storia è controversa. Comunque, stiamo lavorando. C'è qualcosa dietro la lavagna? Che vedo che scende ogni tanto in modo inquietante. Comunque, vabbè. Ehm. Uh. Market share dobbiamo raggiungere il 65% dell'obiettivo di adesso. Vediamo, sembra essere andata molto bene. Ehm, perfetto. Ok, congratulazioni, sei stato invitato a LIP, la più grande startup competition nello Stato. Ora unisciti per vincere la possibilità di vincere 10.000 dollari. L'IP Competition è dedicato alle medie startup e il suo punteggio è basato su quanto la startup è cresciuta. Al termine dei due anni annunceremo il vincitore. Okay. Ispirato dalla, tua dalla visione della tua startup e dalla cultura, un famoso designer ha eh, chiamato Joseph si è candidato per un lavoro nella tua startup vorrebbe lavorare nella tua compagnia dettagli eh, è complicato allora qualsiasi cosa succeda l'abilità di questo impiegato l'usability sarà sempre zero però uno scout può fare scout e, facilmente quindi tutti i costi delle nuove versioni saranno pari a zero quindi lui sarà sempre usability zero però non sembra neanche male costa 300 va bene accetta va bene mi piace dai se eh, solo la tua startup fosse più matura sarebbe un'opportunità per showcase per mostrarsi eh, non pensi che abbiamo la possibilità di vincere con il corrente stato della tua startup è possibile Uh, è solo possibile per creare un word processor <ride> un programma di scrittura hai una chance non sarà facile uh, le grandi cose raramente lo sono ok cosa dovremmo fare per vincere uh, ok dobbiamo aumentare il numero il numero di utenti per partecipare a, a questo, due anni. Dicevano. Eh? Vinci il lip con uh, uh, 13 feature mm, con un ok, ok, allora aspettate che vediamo, dobbiamo vincere il lip award avendo 13 features con un minimo il punteggio di 7 prima dell'anno 5 quindi abbiamo due anni da adesso quindi 13 feature con un punteggio di almeno 7 quindi abbiamo 1 2 3 4 5 6 eh, 6 siamo a metà quindi dobbiamo svilupparne altre 7 8 insomma quello che è bene ragazzi questa è stata panic fatemi sapere che cosa ne pensate io lo trovo molto interessante guardate adesso siamo anche in crescita quindi si può fare ragazzi Fatemi sapere cosa ne pensate qua sotto nei commenti. $11,99 il costo di questo gioco su Epic. Qualora vi interessasse, se vi va e volete aiutare il canale, quando acquistate il gioco, o un qualsiasi altro gioco, nel riassunto c'è la possibilità di mettere un codice creatore. Mettete Indie Gameplay tutto attaccato, tutto maiuscolo. Tanto ve lo mettete solo maiuscolo. E donerete nel vostro acquisto qualche centesimo eh, al canale. Tutto qua. Ragazzi, un abbraccio a tutti. Fatemi sapere. L'ho già detto tre volte. Alla prossima. Ciao ciao.